RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. State ascoltando Antenna Romana 1. Ascolta Radio Vacanze, con noi ti sembrerà sempre di essere in giro per il mondo. Radio Vacanze, in collaborazione con l'agenzia Viaggio e Vedo, presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te. Tutti i contatti su www.radiovacanze.com oppure vieni in agenzia in via Bartolo Longo 1, Roma, zona Rebibbia. Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo. Via Zaniolo. Cari amiche, cari amici, eccoci a voi dopo la pausa musicale, dopo aver ascoltato Claudia Fanciullo di Archi Augustus e ci ha spiegato quali sono le caratteristiche della sua attività, quali sono le caratteristiche anche della sua scelta anche di vita dopo gli studi di archeologia e applicandole appunto alla cucina. E mi ritrovo così insieme a voi virtualmente in giro per questa meravigliosa fiera che si occupa del gusto, della tradizione. Siamo a Sapeur 2023, la 20ª edizione a Forlì, nella fiera di Forlì. E qui devo dire che diciamo si concentra un po' in poche, per modo di dire, insomma, centinaia di metri quadri, un po' il meglio della produzione storica, tradizionale del cibo italiana. E si passa dai frantoi, diciamo, emiliani, romagnoli, si passa così come un balzo alla Sicilia dove c'è il pistacchio e poi avanti ai formaggi pugliesi, al canestrato pugliese DOP, a formaggi di capra che vengono dalla Puglia. E poi, come così, come per incanto ancora, si ritorna in Sicilia dove ci sono delle conserve di pesce stupende, delle creazioni artigianali ovviamente a base di tonno, a base di ricciola, a base di alici, che sicuramente sono apprezzate dai buon gustai, insomma. Quindi diciamo che questo è solo una piccola parte, ma io mi addentrerò sempre di più dentro a questa manifestazione per darvi ulteriori notizie. Abbiamo le tette delle monache. Tette della monaca di nonna Lucia, che ovviamente sono dolci farciti con la crema chantilly e sono dolci pugliesi. E quindi insomma una divagazione anche questa per i buon gustai, per i golosi soprattutto. E abbiamo poi il padiglione, lo stand della Sardegna, che confina con lo stand del Trentino, quindi profumi, sapori diversi, diciamo proprio come dire dall'Alpe alle piramidi, che si fondono insieme e si così fanno capire che l'Italia è grandissima perché c'ha tantissimi prodotti, ma poi alla fine in queste manifestazioni e anche nel gusto è abbastanza vicina, no? Perché la tradizione, lo spirito contadino, quello che è un po' la caratteristica della nostra storia, quella da cui tutti proveniamo, chi dalla pianura, chi dalla montagna, ma sempre storia rurale, quindi in genere si parte sempre da questa filosofia che si cercava di trarre il meglio dal territorio, dalla terra, da quello che uno aveva, da quello che uno coltivava o poteva barattare, come si usava una volta, nei prodotti. Gli scambi culturali, gastronomici, sono avvenuti proprio attraverso lo scambio. Pensate a quei pastori che andavano in città e portavano i loro pecorini, magari scambiandoli con dei salumi, scambiandoli con la carne, scambiandoli con altri prodotti che loro magari nel loro tipo di lavoro non avevano, e quindi hanno fatto conoscere dei prodotti e ne hanno presi altri. Con questo scambio si è riuscito a creare una cultura del cibo, e ovviamente la cultura come tutti sappiamo non può vivere se non è alimentata da una tradizione, da una storia.
quando io parlo di storia nel piatto, la verità è questa, cioè la verità la abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Ahimè, devo dire che il futuro in questo momento non è brillante per certe situazioni gastronomiche che vediamo, però da una parte diciamo sono bilanciate, credo, dalla curiosità, dal desiderio di tante persone di riscoprire o di scoprire in alcuni casi i sapori dimenticati o i sapori veri, quelli diciamo che può offrirvi, che ne so, un prosciutto di Parma, un pecorino sardo, un salume diciamo lavorato magari col finocchio, no? La finocchiona, classica finocchiona del Chianti, insomma. Diciamo che questi sapori, questi profumi non richiamano alla mente solo diciamo dei sentori o delle reminiscenze, come si dice, ancestrali, no? Cose del nostro passato, ma anche luoghi, cioè richiamano, non so se vi è mai capitato, come sta capitando a me in questo momento girando tra questi stand, sentire un profumo di un caciocavallo podolico, no? Piuttosto che di un pecorino sardo, mi fanno venire subito a mente i miei viaggi, i luoghi che ho visitato, i luoghi che andrò a visitare, perché poi fanno anche da stimolo. Le papille gustative sono vicine al cervello e quindi ti danno quegli impulsi che possano servire per crearti anche delle situazioni così di curiosità maggiore. E devo dirvi che qui non solo si crea la curiosità, ma se ne può togliere anche la voglia, perché qui ci vorrebbe veramente non una borsa, ma forse un carrello da supermercato non basterebbe per contenere tutte le cose che uno vorrebbe portarsi a casa e assaggiarsi con calma, perché qui c'è la possibilità ovviamente di degustare, ma come sappiamo tutti la tranquillità, l'ambiente, magari un buon calice di vino abbinato al piatto, al prodotto, diciamo che danno uno stimolo sicuramente diverso e un risultato ottimale. Però niente, tanto diciamo io il mio giro è ovviamente molto lungo, quindi non voglio divagarvi, posso solo dirvi che Radio Vacanze in questi due giorni, in questi tre giorni a questo punto di fiera sarà presente col suo stand, quindi ci sarò io, ci sarà Maria Grazia Sartirana, la mia collega, e ovviamente faremo dei collegamenti durante la giornata di oggi, di domani e di domenica, dove presenteremo delle interviste dei produttori, dove cercheremo di andare a fondo su delle tematiche specifiche in maniera tale da far sì che anche chi non può essere qui fisicamente lo possa esserci virtualmente e magari possa ovviamente essere soddisfatto della situazione e anche incuriosito, e magari se non è venuto questa edizione potrà venire alla prossima. Vi ricordo che appunto siamo sempre Marco Marucelli, sono sempre a Sapeur, questa fiera del gusto si svolge alla fiera di Forlì, la 20ª edizione, e niente, vi aspetto se non diciamo personalmente, almeno virtualmente, seguendomi nella trasmissione che appunto sto facendo in questo momento, e quindi spero che possiate essere appagati quantomeno diciamo da queste informazioni che sto cercando di darvi. E niente, il mio appuntamento appunto è come sempre il venerdì. Vi diciamo invito, no? Dopo aver ascoltato l'ottima musica della nostra radio, la vostra radio, Radio Vacanze, a seguirci in questi giorni durante gli appuntamenti che poi durante la giornata saranno anticipati dalla redazione della testata. Quindi un mio augurio appunto di un buonissimo e gustosissimo fine settimana, così come spero di farlo io, sono sicuro di farlo io qui a Sapeur, e appuntamento al prossimo collegamento. Buona serata e buona musica a tutti voi.
RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. State ascoltando Antenna Romana 1. Ascolta Radio Vacanze, con noi ti sembrerà sempre di essere in giro per il mondo.